per chi ti vuole parlare. Un respiro profondo che rallenti ogni cosa e lo spazio eterno con la tua silente voce sembra quasi essere colmato. Mi piace mandarti un grosso SMS, non digitato in pochi secondi, ma scritto quando il cuore trabocca e dice che è il momento. Chi può eguagliare la tua bellezza, oh Maria, il tuo candore di donna vera? Mi piace pensarti regina del tramonto, quando sfumature di colori sempre nuovi e inimitabili si ripropongono ai nostri occhi e ogni pittore vorrebbe rubare un po' di quella bellezza per fermarla nel tempo. Eccoti lì, bellezza sempre nuova, che con le tue mani arditi per ogni fine orizzonti nuovi. Eccoti lì, madre del sì, il sì dei sogni, quando provavi a dare un volto a quella creatura e portavi in grembo. Il sì dello stupore, quando quella vita ti si muoveva dentro con calci e sussulti di nascente gioia. Il sì delle rinunce, perché non mancasse nulla al tuo Gesù. Il sì tremendo di quando ti avrà chiesto: madre, accompagnami sotto la croce. Grazie, o Maria, amica che ognuno di noi vorrebbe avere a fianco per riporre le proprie fatiche al sicuro da ogni pettegolezzo. Grazie per il tuo sorriso di donna semplice che disegna la bellezza del tuo volto, la bellezza che ti rassomiglia alla tua creatura, il riflesso di Dio.